Bonjour mia family, oggi è il 1° di novembre, non ci posso credere che sia già passato Halloween e se oggi è il 1° di novembre vuol dire che tra una settimana e 6 giorni, il 14, è già il mio compleanno, cioè non ci posso credere. Comunque Happy Halloween, non vi ho augurato buon Halloween qua su YouTube, su Instagram, sì ma su YouTube no, ci tenevo perché sapete che io adoro Halloween. Infatti ci siamo fatti una maratona di film horror spettacolare veramente in questi giorni e ieri sera giustamente in particolare, quindi mi è piaciuto tantissimo e adesso quello che, cioè allora per me è sempre così, non vedo l'ora che arrivi Halloween. E poi subito dopo che è passato Halloween non vedo l'ora che arrivi Natale, che mi rendo conto che è un po' presto, però è il prossimo mese, ragazzi, cioè il prossimo mese è Natale, vi rendete conto? Ci rendiamo conto? Io devo ancora rendermi conto. Ogni anno è così, non vedo l'ora, prima che arrivi Halloween, poi il mio compleanno e poi Natale, che sto già pensando a come decorare la casa a Natale, rendiamoci conto, fatemi sapere intanto se volete il video a riguardo. Oggi è domenica, ragazzi, comunque, e io ho dormito fino a tardissimo, mi sono fatta tipo una dormita di 11 ore ed è stato fantastico, infatti non voglio neanche alzarmi, ma voglio fare un po' di skincare perché mi sono svegliata con il viso e con le occhiaie un pochino gonfie, quindi voglio passare la mia sfera, quella fredda, per sgonfiare un pochino appunto il viso. E poi farò un po' di skincare. Non mi truccherò oggi perché sto facendo respirare un pochino la pelle. Nei giorni in cui non devo truccarmi, infatti si vede perché non ho imperfezioni neanche da mascherina. L'unica cosa che sto notando con la mascherina sono i punti neri, ragazzi. Cosa che non mi piace, quindi sto facendo tipo extra scrub in questa zona. E tra l'altro adesso mi alzerò anche perché Neil, ho sentito che si è già alzato e secondo me sta preparando, perché aveva comprato la farina per fare la focaccia, perché lui fa una focaccia molto buona e io invece non so farla, e quindi quando stavamo insieme mi preparava sempre la focaccia, quindi mi ha detto prima di ripartire ti preparo la focaccia, io e vai. Ah, e un'altra cosa che vi devo dire subitissimo, perché altrimenti mio papà mi uccide, ragazzi, me l'ha fatto promettere 500 volte che ve l'avrei detto subito. Mio papà ha visto i vostri commenti al video vlog in cui c'era anche lui che veniva a prendermi in aeroporto con il cartello, eccetera. Ancora rido se ci penso. Ok, ha visto i vostri commenti e mi ha fatto promettere di dirvi che vi ringrazia tantissimo e che gli è venuto da piangere diverse volte leggendo i vostri commenti per quanto siete dolci e che ha visto anche i commenti che ho visto anch'io. Insomma, ne abbiamo parlato assieme. In tanti mi avete scritto che il papà non ce l'avete più, che sono fortunata ad avere ancora, insomma, mio papà. Papà, che me lo devo tenere coccolare, eccetera. Quindi anche mio papà, insomma, si è commosso a leggere i vostri commenti, che poi gli avete fatto anche tanti complimenti, che è dolce, così, che vi piace. Quindi, insomma, sappiate che mio papà ha apprezzato tantissimo e mi ha detto: devi assolutamente dirglielo che li ringrazio, che mi è venuto da piangere diverse volte. Quindi, insomma, mi ha fatto anche a me super piacere. Insomma, mio papà non è tanto tecnologico, quindi è tanto che si è andato a leggere i commenti, eccetera. Comunque, ragazzi. Adesso basta poltrire, devo alzarmi. Il tempo fuori, ragazzi, fa freddissimo, vento fortissimissimo e ha appena smesso di piovere. Come ogni mattina faccio arieggiare un pochino il letto e lascio le lenzuola appunto così perché si arieggi. Ho aperto un pochino la finestra che non posso aprire di più perché altrimenti il vento me la spalanca e me la distrugge, però appunto almeno così c'è un po' di ricambio d'aria e faccio ogni mattina così e poi quando finisco la skincare eccetera torno e faccio il letto. E tra l'altro volevo farvi vedere, ragazzi, che sono tornata in fissa con la cover Louis Vuitton. Sto per cambiare iPhone, in realtà volevo già prendere quello nuovo, ma non c'era l'Apple Store, quello che volevo io. Quindi sto utilizzando questa cover, anche se penso che comunque la ricomprerò per l'iPhone nuovo, però ragazzi, cioè è troppo troppo bella. Outfit da casa molto semplice e comodo, ho questa felpa di Balmain nera e poi ho i pantaloni, questi sono da casa, proprio sono fatti a lavorare a maglia e quindi sono molto comodi e caldi. E poi volevo farvi vedere, ho preso queste pantofole, ragazzi, sono tutte perusciose, super morbide e comode e le ho prese su ASOS, adoro. E altra cosa che vi devo far vedere,
Sono altri autoregali che mi sono fatta, perché vi avevo fatto vedere che ho preso qualcosina da Chanel e da Gucci per il mio compleanno e mi sono fatta altri due autoregali nel frattempo, uno da Louis Vuitton che è arrivato, che ho fatto, era un ordine online quindi mi è arrivato con il corriere, e questo invece l'ho preso alla boutique qua di Amsterdam, quindi anche un'altra cosina Dior, e penso che ci siano già i pack natalizi. Che carina è questa stellina! Molto molto bella davvero. E vi state chiedendo già in tantissimi di farvi vedere, di spacchettare assieme gli autoregali, appunto, però il mio compleanno è il 14, quindi ragazzi dovremo aspettare ancora un po', mi sa, perché anch'io non vedo l'ora di spacchettare tutto e lo farò naturalmente con voi in videocamera. Però se vi devo dire la verità, il mio autoregalo principale che mi voglio fare non è ancora tra questi, quindi ci sarà un pochino da aspettare, ma poi promesso che facciamo spacchettamento assieme in videocamera, non tocco assolutamente niente e sono sempre molto rigorosa su questo, anche per San Nicolò, noi a Trieste lo festeggiamo più di Babbo Natale, San Nicolò e Babbo Natale non ho mai aperto i regali prima della mezzanotte, giusto perché secondo me appunto l'attesa del piacere è essa stessa piacere, ma è vera sta cosa, cioè solo il fatto di guardare gli autoregali che mi sono fatta, che sono così fiera di me stessa, non lo so, mi fa piacere comunque sapere che sono lì e che aspettano il giorno del mio compleanno. E con Ila le prese con, dimmi che è una focaccia, che cos'è, una pizza? Questa o una focaccia? Sì, è una focaccia. Wow, siamo un altro della grandezza. Siamo a metà strada perché devo far ancora lievitare un bel po'. Ci vorrà ancora. Quando è che si mangia? Però qui. Wow! C'è il pasto per la pizza. Wow, vai, sia focaccia che pizza. Vabbè, già che ci fantastico. Sono. Fantastico. Sporco, sto proprio bene. Grande, qui c'è altro impasto, tra l'altro. È quello che mi avanza della focaccia. Wow! La farai te un'altra volta. Io? Ok, ci proverò. E qui? E qui chi c'è? Il nostro gattino tutto bianco un poco arancione? La vostra mascotte preferita? Il mio gattino tutto bianco un poco arancione. Che bravo lui. Lo so che vorresti uscire, gatto Denver, ma fuori c'è un tempaccio che non mi sembra il caso. I baci, i baci, tanti baci, grazie amore, tanti baci, io lo so, perché la mia mano sa di dentifricio, e per questo che ho detto questi baci, gatto Denver è pazzo per il dentifricio, ma avete anche voi un gatto che va pazzo per il dentifricio, o è solo il mio, perché ho un gatto differente, e qui c'è anche gatta Stellina, che fa la nanna, faceva, ciao gatta Stellina, ciao, occhioni smeraldo. La tua Stellina quando si mette qua non gradisce essere disturbata, quindi io direi di lasciarla nei suoi appartamenti. Disturbiamo Neil solo un secondo, scusami che devo prendere le mie vitamine per capelli che prendo ogni giorno quando mi sveglio. Queste sono le Unicorn Vegan Hair Vitamins di Hair Bars, ve ne ho già parlato su Instagram, ma non so se ve le ho mai menzionate su YouTube. E sono delle vitamine per capelli, come sapete sto cercando di prendere quante più, cioè sto cercando di assumere tutte le vitamine possibili, immaginabili per rinforzare i miei capelli, non solo ma anche dall'interno. E questi sono dei veri e propri integratori per capelli e per unghie, sono strapieni di tutte le vitamine possibili immaginabili, biotina, selenio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina E, zinco, sono al 100% vegani e naturali, non contengono nessun colorante, niente di artificiale. La cosa più figa però di queste, ragazzi, è che sì, sono degli integratori, però sembrano in tutto e per tutto caramelle gommose, sono stra buone, infatti faccio molta fatica a non eccedere perché bisogna prenderne due al giorno, ma io mi mangerei tutta la boccetta, se devo essere onesto, sono stra buone e non hanno retrogusti strani, che alcune vitamine per capelli che sono gommose hanno un retrogusto un po' strano, queste no, sono stra buone e io sono alla terza boccetta che ho già iniziato qualche giorno fa. Ricordate che sono ancora
attivi i saldi pre-Black Friday su Herbarz. Io vi lascerò il link diretto qua sotto nel box informazioni, perché per un periodo limitato qualsiasi cosa acquistiate si raddoppierà al checkout e ne riceverete un'altra gratis. Ma non solo, perché ho anche un codice sconto, ragazzi, del 20% che è cumulabile e ve lo metterò qui in sovraimpressione. Il codice è Nicole20 e vi dà diritto al 20% di sconto ed è cumulabile con l'offerta 2x1. Quindi se volete provarle, questo è il momento giusto, ragazzi, approfittatene, vi lascio il link qua sotto nel box informazioni. Volevo intanto preparare uno dei miei frullati. Allora, banane, decisamente spinacino. Ho messo due banane, poi lo spinacino, adesso aggiungiamo il mango, questo surgelato e l'ho lasciato sciogliere, e adesso latte di mandorla. Ormai li conoscete i miei smoothie, ecco qua. E poi aggiungiamo un po' di semi di chia, ok, e un po' di questo cocco a pezzettini, voilà. Ne aggiungiamo ancora un po' perché ce n'erano pochi rimasti nella scatola. Ok, e adesso frulliamo il tutto. Smoothie pronto, super pieno, ricco di vitamine. Tieni Neil, ti ho preparato il frullato, voglio fare come al solito l'assaggio in videocamera. Frullato smoothie. Come ti sembra? Questo è molto rinfrescante. Sì? Sì. Dai, indovina che cosa ci ho messo dentro, vai. Banana? Sì. È sempre così quando faccio qualcosa, quando faccio un frullato chiedono gli ingredienti e non so mai riconoscerli. Il problema è che io anche la banana ce l'ho in frigo, ce ne si sa cosa è l'interno, non me lo ricordo proprio, Cioè? Mi ricordo solo il banana. E poi? E altro cosa ho preso? Cioè, beh, è verde, secondo te? Spinaci. Spinaccino, giusto. Sempre. Segreto, ma... Sì, sì, sì. Ingrediente immancabile. E poi? Dai, dai, assaggio. Intanto slurpo anch'io, ragazzi. Ho sentito prima mango. Bravo. Okay. Che l'ho lasciato fuori stanotte. Sto ricordando cosa ho visto prima. No, è che se ti emozioni quando ti filmo. Neil si emoziona sempre, nonostante Neil sia apparso in 570 dei miei video, continua ad essere super timido quando lo inquadro. Dai, e poi che cosa ci ho messo? Latte di mandorla, cocco a pezzettini, semi di chia. Non avrei mai riconosciuto. E basta, credo, sì. Adesso viene il dubbio anche a me. Cin cin. Ah, ragazzi, oggi devo togliere tutte le decorazioni di Halloween, che mi dispiace un sacco, sono troppo carine anche queste zucche. Niente, per il prossimo anno, ragazzi, tra poco sostituiremo con le decorazioni natalizie, che non vedo l'ora. Ok, facciamo un po' di skincare, ragazzi, leggo i capelli prima. Mi sto posizionando qui vicino alla luce così riuscite a vedermi bene. Inizio la skincare, prima cosa vado ad applicare, ovviamente ho già lavato il viso, poi vado ad applicare la mia Cara Look. Questa è una crema per il contorno occhi, la conoscete perché vi parlo spessissimo di questa crema. Mi piace perché è illuminante, la uso soprattutto di giorno perché appunto ha questi... sono tipo come dei micro... delle micro sfere illuminanti. In realtà non si vedono quando lo guardi nel pot, ma una volta che la applichi sul viso... Io mi sto guardando tra l'altro solo nel monitor della videocamera, ma appunto ti illumina proprio tutta la zona del contorno occhi, e quando abbiamo un pochino più occhiaie del normale è fantastico. In ogni caso io la uso ogni giorno, però quando ho più occhiaie del normale ricorro sempre a lei. Poi sto testando questo siero antifatica di Givenchy, e apprezziamo tutti la bellezza del packaging Givenchy, ragazzi, tutto oro rosa, è meraviglioso. Comunque sto testando appunto questo siero che è perfezionatore e illuminante, e mi piace moltissimo perché è leggero e si può applicare la crema idratante subito dopo, però ti toglie l'effetto pelle secca e spenta che tendo ad avere assolutamente non in estate quando fa caldo, perché è super luminosa anche troppo, ma appunto mi serve quando fuori comincia a fare freddo, sempre un pochino extra da applicare anche sul collo. E poi come idratante per il viso invece vado ad usare la
Complete Comfort Cream di MAC. È una crema abbastanza ricca e vado a picchiettarla soltanto sulle zone che ho più secche, quindi qui la zona delle guance e poi, ragazzi, inspiegabilmente ultimamente ho un'altra zona estremamente secca sul viso, cioè la zona delle sopracciglia, forse perché non applico o non sto magari abbastanza attenta ad applicare l'idratante anche sulla zona sopra le sopracciglia, perché naturalmente la pelle anche sotto alle povere sopracciglia ha bisogno di essere idratata, e mi sono resa conto che non lo facevo mai o comunque non ci stavo attenta e ho iniziato ad avere questa zona secca, quindi appunto devo stare sempre, fare attenzione a non dimenticare questa zona qui. E poi vado ad applicare ancora un pochino di crema sui solchi nasolabiali qui sopra al labbro superiore, dove si formano praticamente le rughette, dai, quindi vado a prevenire, applichiamo qui. E poi sempre stessa cosa importante, mi raccomando, anche il collo, e questa è super super ricca, questa crema è... ma non troppo, non è esageratamente grassa, anche se avete la pelle mista potete tranquillamente utilizzarla se avete periodi in cui la vostra pelle è un pochino più secca. Ecco fatto, la mia pelle è decisamente mista, solo che quando iniziano a fare i primi freddi diventa secca, poi completamente secca praticamente, poi invece con il tempo un pochino si ristabilizza e torna ad essere mista. Non lo so, la mia pelle è veramente particolare. E poi, ragazzi, nel frattempo voglio andare, visto che ho appena applicato la crema, voglio andare a usare anche la mia sfera a freddo, e questo prodotto è andato un po' a sostituire. Ci tengo anche a dirvi che non è sponsorizzata questa parte di video, è semplicemente una super scoperta che ho fatto ultimamente, questa sfera fredda, me ne avevo già parlato, e questa si tiene sempre in freezer, infatti ti sgonfia il viso, ti sgonfia la zona del contorno occhi, che appunto a me tende sempre ad essere un pochino gonfia, e specialmente quando faccio veramente veramente tardi la sera, ovvero presto la mattina, il giorno dopo ho il viso super 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 gonfio, e questa mi aiuta tantissimo. E ha sostituito un po', vi devo dire, quella pietra in quarzo rosa. In realtà quella continuo ad utilizzarla più la sera, mentre questo ha la stessa identica funzione, perché con il massaggio ti va anche a delineare la zona appunto qui della mandibola, e oltre a questo ti fa appunto un massaggio drenante e mi sgonfia il viso, io adoro. Poi voglio andare ad applicare anche il mio siero per ciglia e sopracciglia, e sono questi due di Elever Lash, ve ne avevo parlato tempo fa in un post su Instagram, mi sa, e anche quando vi menziono un prodotto magari solo una volta, io in realtà continuo ad usarlo nel tempo, anche se non ve lo faccio vedere, ogni tanto mi ricordo e dico cavolo, devo parlarvi di questo prodotto perché è da un po' che lo uso, ve ne avevo parlato solo una volta oppure mai, e poi mi rendo conto che appunto devo farvi scoprire questi prodotti. Però questo appunto ve ne avevo parlato su Instagram un po' di tempo fa e continuo ad utilizzarli. Questo è il Brow Conditioner, sono dei sieri per appunto per stimolare la crescita e per nutrire le ciglia e le sopracciglia. È anche super super semplice e veloce da applicare, quindi ci metto davvero 2 secondi e vado ad applicarlo. Come al solito abbondo con il prodotto, e un po' con tutti i prodotti è così per me, perché sono sempre convinta che se ne metto di più funzionerà meglio, anche se assolutamente in molti casi non è così, ma mi piace andare sempre abbastanza appunto pesante con le quantità. Ok, adesso stessa cosa per le ciglia, questo è quello per le ciglia, e c'è l'applicatore così a pennellino super 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 sottile, e questo va applicato sulla parte iniziale delle ciglia, non va applicato su tutte le ciglia ma soltanto dove crescono, quindi vicino alla rima. Così, io non lo applico sulle ciglia inferiori perché le mie sono già super lunghe, e quindi lo applico soltanto sulle ciglia superiori, ma volendo potete applicarlo appunto anche su quelle inferiori. E questo devo dire che è un ottimo ottimo siero, entrambi sono ottimi.
Le ciglia ho notato che me le rende anche un pochino più scure, forse perché sono più spesse, quindi sembra a me, ma sono decisamente più scure e mi crescono più lunghe, perché normalmente la mia lunghezza non è così, sono più lunghe di quanto sarebbero senza questi sieri. E poi ragazze, ultima cosa, vabbè, idratiamo le labbra, super super importante. Ieri ho fatto lo scrub labbra, lo faccio una due volte a settimana, forse in inverno due volte a settimana, perché tendo ad avere un sacco di pellicine, quindi vado a idratare le labbra. Questo è l'Addolci Labbra Fragola e Panna di Alchemilla ed è fantastico, è un profumo fantastico, ma idrata molto molto bene le labbra. E poi, ultimo prodotto, vado ad applicare la crema mani, questa è di Chanel. Vi avevo parlato di questa crema in un video haul quando l'avevo acquistata e ve l'avevo fatta vedere assieme ad altre cosine che avevo preso sempre di Chanel, e vi devo dire che mi sta piacendo moltissimo, però mi sono pentita, a parte che ha un profumo leggero ma buonissimo, ma mi sono un po' pentita di non aver preso la versione quella un pochino, perché c'erano due versioni diverse, la crema quella leggera normale oppure la crema quella più idratante, più nutriente, e io ho preso la crema normale, anche perché quando le ho acquistate faceva ancora caldo, quindi non avevo bisogno di una crema con tantissima idratazione per le mani. Ma adesso ragazzi, che siamo ufficialmente a novembre e fuori qui nel nord Europa, vi posso garantire che l'inverno non scherza, sicuramente lo sapete se siete stati, e quindi mi sono un po' pentita di non aver preso la versione più nutriente, e sarà sicuramente il mio prossimo acquisto ragazzi. Quindi questo è quanto per la skin care e lash brow hair care di oggi. Un'altra cosa che faremo però ragazzi oggi è il semi permanente, perché ormai è cresciuto tantissimo, non so se riuscite a capire, ma è cresciuto tantissimo e devo decisamente rifarlo. Anche le punte si sono un pochino rovinate, diciamo la punta dell'unghia. Sui piedi invece lo smalto è ancora perfetto, eppure li ho fatti nello stesso identico momento. È sempre così, le mani durano poco, cioè 2-3 settimane, i piedi secoli. E come al solito pranzetto tardo, merenda. Ho fatto l'avocado toast ragazzi, stavolta ci ho messo anche l'uovo, anche se non sono bravissima a fare l'uovo, devo migliorare. E non vi ho fatto neanche vedere come l'ho preparato, perché ormai lo sapete tutti, infatti vi state taggando su Instagram con i vostri avocado toast, continuate a farlo. Nel frattempo è arrivata anche la spesa che ho fatto online, vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, questa è la frutta e la verdura, banane, poi piselli da mettere in freezer, infatti adesso li metteremo subito in freezer. Poi ho preso la confezione grande di lamponi, poi ho preso questo melograno già pronto da mangiare e 3 bustine di mela, poi ho preso le pere, limoni e il baby spinacino, che come sapete uso sempre per i frullati, gli smoothie eccetera. E poi la bottiglia di succo di spremuta d'arancia fresca che fanno subito poco prima, insomma, di portartela a casa. Poi vi faccio vedere il resto un po' a random. Ho preso questi che sono dei piccoli muffin, sono tipo le Madeleine e mi piacciono tantissimo, un po' simili ai nostri pancake, sempre di questo brand Bon Maman, che fa anche delle marmellate buonissime. E poi ho preso, qui trovo sia la De Cecco che la Barilla, ma preferisco sempre la De Cecco, e ho preso i mezzi rigatoni, 2 confezioni, poi una passata. Questa è della Mutti e ne ho sempre a casa perché le uso tantissimo. E poi ho preso super buone le cioccolatine Kinder ragazzi, io adoro. E poi ho preso questi, sono degli hamburger di merluzzo. Naturalmente mi sto già pappando qualche cioccolatina Kinder, sono troppo buone, non resisto, lasciamo stare. E poi ho preso, allora, i bastoncini Findus, che qui si chiamano Iglo, il brand è lo stesso Findus, però in Olanda appunto si chiama Iglo, e lui infatti non è Capitan Findus ma è Capitan Iglo, che appunto si pronuncia Iglo, qui una roba del genere, la G si pronuncia H, una H molto forte. E poi ho preso 3 mozzarelle Galbani per quando faccio la pizza, ma in realtà le mangio anche così. E poi ho preso le Kinder fette al latte immancabili, si chiamano in modo diverso ma sono sempre loro. Poi ho preso 2 confezioni di questi panini al latte, sono buonissimi, super super morbidi e adoro inzupparli nel cioccolato.
e sono uno normale e l'altro con pezzettini di cioccolato al latte. Poi ho preso, questi sono strabuoni, ve ne avevo già parlato, sono i gelati Magnum, appunto così in barattolo. Questo è white chocolate e cookies e questo invece è solo white chocolate. C'è anche salted caramel e sono tutti buonissimi. Sono praticamente, c'è il gelato all'interno e poi tutto attorno e sopra c'è uno strato bello spesso di cioccolato bianco. Adoro. E poi ho preso soltanto ancora un'ultima cosina, queste salviettine struccanti di Nivea, sono con 0% alcol e le uso in realtà per pulire le mani quando faccio swatch di prodotti o mentre mi trucco, ma anche quando sono pigra, devo essere onesta che quando sono pigra e non ho voglia di struccarmi, uso queste. Allora Neil, sei soddisfatto? Non tanto, ma... Perché? Non è venuta bene? È venuta, poteva venire un pochino meglio, ma no, vabbè. Secondo me sei solo super modesto, di solito è strabuona. Wow, ma scusa, abbiamo fatto una focaccia per 50, no, 50 no, ma per 10 persone sì, e siamo in due. Io sto facendo anche la pizza. Mamma mia, wow, ma è bellissima, è un profumino buonissimo, perché dici che non sei soddisfatto? Dai, non male, dai. Dai, wow, beh, adesso assaggiamola però, io ho fame. Ragazzi, guardate che meraviglia. E mentre mangiamo la focaccia stiamo guardando il nuovo film, come si chiama? Borat 2, penso, Borat 2, insomma il nuovo film di Borat su Amazon Prime. Neil, che dici, ti è piaciuto il film? Ovviamente un parto del film l'ho dormito, però... Vero. Era carino. Sì, quello che hai visto era carino. La fase iniziale per prendere una botta di sonno era... Ecco, Neil ha dormito e io invece me lo son vista. Mi è piaciuto, però il primo era sicuramente più bello. Poi il fatto che abbiano chiamato la Slovenia shithole country non abbiamo apprezzato tanto. Però dai, fatto ridere, dai. Era carino, però il primo più bello. Dì la verità che ti mancava che nel film, cioè quando guardiamo il film io dormo. Mi mancava guardare i film. È vero, succedeva sempre. Guardavamo i film e Neil dormiva. A un certo punto Neil dormiva. Se mi andava bene si vedeva mezzo film, se mi andava male dopo un minuto di film, tipo i titoli, quelli all'inizio, no? Quando c'è tipo la sigla iniziale, ok? Lui già lì si addormentava. Ma ti succede ancora? È ancora peggio con la vecchiaia? Guardare il film era peggio della mia nanna, È vero, è vero, per te è così. Io invece non riesco ad addormentarmi, cioè mi capita veramente molto raramente di addormentarmi così mentre guardo la TV, mentre guardo un film sul divano. Devo essere veramente veramente stanca, tipo fuso orario eccetera, altrimenti non mi succede. Oppure deve essere un film veramente molto molto noioso. Mi era capitato con Balla coi lupi quando ero più piccola, poi l'ho rivisto più grande, mi è piaciuto, però mi ricordo mi era capitato con Balla coi lupi e con, cos'era, Non uccidetemi via col vento, perché ragazzi sarà anche un film bellissimo, però è un po' noiosetto, ok, adesso che l'ho detto basta, vi uccideranno tutti. Ok, sto per fare le unghie ragazzi, sto per fare il semipermanente, ho tolto intanto il semipermanente vecchio, quindi devo sistemare, devo ancora limare le unghie. Vi faccio vedere anche i prodotti che uso, allora alcuni già sicuramente li conoscete, per togliere, no, questo, per togliere lo smalto, il vecchio semipermanente, uso questo, il Soak Off Remover di Mesauda. Poi uso questo che è il Bond Acid di OPI e serve per sgrassare le unghie prima del semipermanente. Qui ci sono Base Coat, Top Coat e colore, tutti e tre di OPI, e il colore è sempre lui, il mio preferito, che è un nude. Eccolo qui, il nome è Bubble Bath. La lampada che uso invece è questa ragazzi, si chiama Navanino. E l'ho presa su Amazon. Ed ecco il risultato finale ragazzi. Che cosa ne dite? Io lo sapete, adoro i nude e adoro questo colore, perché non è troppo coprente ma neanche troppo trasparente. Adesso le mani sono tutte un pochino unte perché ho appena applicato il mio olio per cuticole, che è proprio l'ultimo step
della manicure. Che cosa ne dite? Io adoro, adoro. Ok, mia family, io adesso vado a nanna. Oggi forse riesco ad andare a nanna ad un orario quasi decente, perché di solito non riesco mai a prendere sonno presto. Oggi invece sono parecchio stanca, quindi penso proprio che crollerò tra poco, ragazzi. Ho proprio la palpebra che mi cala. Però prima volevo darvi una notizia, ragazzi, che probabilmente ve la metterò nel titolo, quindi già saprete e stavate probabilmente aspettando questo momento perché io chiarisca. E voglio dirvi che sì, sto cercando un'altra casa e ho già pianificato delle visite. Perché? Perché questa casa ha mille problemi strutturali della casa, nonostante sia stata costruita nel 2007-2008. Ha un sacco di problemi. La cosa che ha fatto traboccare il vaso è stato quando è piovuto all'interno di casa, proprio dal terzo piano, tutta l'acqua scendeva giù per le scale fino a creare una pozzanghera giù al piano terra. E questa cosa per me non è tollerabile e non è fattibile per me abitare in un posto che ha questi problemi. In realtà tutto viene ovviamente pagato dal proprietario, però non è proprio, non voglio stare in una casa con tutti questi problemi. E in più vi devo dire, qualche settimana fa sono così stanca, non riesco manco a parlare, ragazzi, sono veramente out. Qualche settimana fa sono stata in centro ad Amsterdam, avevo degli appuntamenti, quindi ho passato la giornata lì e ho pensato che mi piacerebbe tantissimo tornare a viverci, ma questa volta proprio in centrissimissimissimo. Però non sarebbe, cioè non era una cosa che avrei tenuto in considerazione se non fosse poi successa quella cosa dell'acqua che praticamente pioveva dentro, ok? Senza che io vi menzioni altri mille problemi che però sarebbero stati tollerabili, ma questo decisamente no. E quindi, visto che appunto mi trasferirò, tanto vale andare nel centro di Amsterdam, perché sarò sì un po' più lontana da De Melza, ma per lavoro tutto per me è lì. E speravo di riuscire ad organizzare più cose anche qui ad Alkmaar, però, e non è lontano perché sono 30 minuti di macchina, insomma, o di treno, però per me è molto molto più comodo, perché io mi sto ritrovando a fare avanti e indietro da Amsterdam a Alkmaar molto molto spesso. Però appunto, ripeto, visto che non ho nessunissima voglia di traslocare, proprio zero, come ben potrete immaginare, perché sono qui praticamente da 5 mesi, wow, però vola il tempo, ragazzi, fine giugno. No, diciamo 4 mesi e qualche giorno, però mi è volato questo tempo, devo dire, però appunto non avevo e non ho nessunissima voglia di trasferirmi, ma per questi problemi sto cercando un'altra casa e non so quando mi trasferirò, perché non voglio fare le cose di fretta, voglio aspettare di trovare la casa perfetta nel posto perfetto che per me sarebbe su uno dei canali principali della città. Quindi vi farò magari sapere, vi terrò, perché voglio sempre coinvolgervi. Io non me la sentivo di prendere questa decisione senza parlare con voi, perché poi lo sapete, mi piace farvi vedere le case, mi piace farvi, insomma, raccontarvi, aggiornarvi, quindi non potevo tenermi questa cosa per me, anche se mi rendo conto che probabilmente la metà di voi, se non tutti, penserete che io sia pazza, perché onestamente non mi piace traslocare e mi ritrovo a farlo continuamente, però è proprio una cosa che devo fare, ragazzi. Infatti ho pensato, quando ve lo dirò probabilmente mi direte: Nicole, sei matta, ma chi te la fa fare? No, effettivamente, ragazzi, io non ho nessunissima voglia di traslocare. Infatti sto pensando di far fare tutto alla ditta, incluso l'impacchettamento, l'inscatolamento di tutto quanto, in modo che facciano tutto loro in 2 giorni, così io non devo più fare niente. Però voglio prendermela molto molto comoda, quindi ecco, questo ci tengo a specificare. Non sarà assolutamente una cosa imminente, vi terrò aggiornati su tutto, tutto il procedimento eccetera, però non credo che sarà una cosa imminente, a meno che io non trovi la casa perfetta, perché appunto ho già delle visite che sto andando a fare e quindi voglio aspettare appunto che arrivi la casa perfetta. Potrebbe darsi che sarà la prossima settimana, potrebbe darsi che sarà tra 2 mesi o tra 4, ok? Quindi penso più probabile 2 che 4, però
Però è vero, quindi volevo buttare lì praticamente la bomba, così adesso lo sapete. E infatti l'altro giorno stavo pensando, ah, non vedo l'ora di arredare casa per Natale, avevo già pensato dove mettere l'albero. E poi ho pensato, Nicole, visto che alla fine stai pensando già da un po' che questa casa non va bene per tutti i problemi che ha, forse è il caso che inizi già a guardare qualche casa da adesso. Infatti mi sono messa già alla ricerca e sto già... Lo sapete come sono io quando parto in quarta e poi organizzo, faccio mille cose, quindi ho già appunto iniziato a guardare eccetera, vi porterò magari con me anche alle visite, vedremo. E niente, adesso che vi ho lasciato con questa, adesso che vi ho dato questa notizia sconcertante, Nicole, la donna dei traslochi, c'è qualcuno su YouTube che ha fatto più traslochi di me? Io ne dubito fortemente. Se c'è qualcuno, scrivetemi di chi si tratta e gli do il 5, ma dubito fortemente. Quindi mia femmini, io vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio, venite qui che vi abbraccio forte 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 forte, e noi ci vediamo domani alle 17:30 con un nuovo video. Ciao.